L'olio extravergine di oliva è uno degli alimenti più preziosi che la terra ha regalato all'uomo. Tutto il mondo invidia qualità e bontà dell'olio d'oliva della Toscana, ma per fare un olio davvero buono e che fa bene, sono tanti i passaggi che un produttore deve affrontare. Dalla cura delle piante nei lunghi mesi di maturazione delle olive alla raccolta fino alla fase di spremitura, ogni operazione deve essere fatta con grande cura. La Camera di Commercio di Firenze da sempre tutela questo bene prezioso, offrendo una serie di servizi mirati che accompagnano passo dopo passo non solo i produttori, ma anche tutti coloro che vogliono conoscere meglio, ma anche riconoscere le caratteristiche e le proprietà dell'olio extravergine di oliva. La Camera di Commercio di Firenze è da vent'anni al fianco degli agricoltori, in special modo per quanto riguarda il vino e l'olio. In questi anni abbiamo lavorato molto al loro fianco per elevare diciamo l'asticella della qualità del vino, ma anche dell'olio. Le aziende agricole si possono rivolgere a noi per quanto riguarda la classificazione merceologica dell'olio extravergine e delle indicazioni che l'agricoltore può mettere in etichetta. In pratica decidere se un olio è extravergine d'oliva e che attributi positivi ha, cioè quanto è fruttato, quanto è piccante, attributi che possono essere inseriti in etichetta, che possono fornire al consumatore una migliore individuazione dell'olio che sta acquistando. E per le aziende del territorio, la Camera di Commercio di Firenze offre una serie di strumenti come quelli per effettuare la stima del giusto grado di maturazione delle olive da olio. Questo metodo, che sfrutta la tecnologia e impiega anche il monitoraggio climatico, è alternativo al metodo visivo dell'invaiatura. La nostra azienda speciale laboratorio chimico può portare avanti anche delle eh, analisi chimiche sull'olio e aiuta addirittura gli agricoltori a capire quando è il momento giusto per cogliere le olive attraverso la nostra centralina per la, la, la maturazione delle olive. Tra le tante attività offerte dalla Camera di Commercio di Firenze, l'analisi organolettica è quella che permette di conoscere in dettaglio pregi e difetti e dunque il livello qualitativo di un olio extravergine di oliva che verrà poi riportato in etichetta al momento della produzione finale. Con le diciture indicate dalle normative europee. Questi oli vengono passati nei nostri comitati di assaggio. Eh, che cosa fanno i comitati di assaggio? Sono otto persone più il, il capo panel. Il panel è il nome tecnico che definisce questi comitati. Che eh, in pratica assaggiano l'olio, quindi devono valutare le caratteristiche organolettiche, che sono eh, sostanzialmente l'olfatto e il gusto. Quindi eh, entrambi questi sensi devono essere soddisfatti perché. Un solo esame chimico di un olio non dice se effettivamente un olio può essere extravergine o meno. Alcuni difetti dell'olio non si eh, individuano con il solo esame chimico. L'esame chimico ci aiuta a sapere l'acidità e i perossidi dell'olio, ma l'esame organolettico... Quindi L'assaggio effettivo, quindi l'uomo, eh, il fattore umano entra prepotentemente in questo, in questo. Però è un assaggio fatto in maniera molto, eh, molto eh, puntuale attraverso regole europee già dettate da diversi anni. Ogni assaggiatore ha una scheda. ...e deve eh, individuare eventuali difetti eh, che possono essere il rancido, l'avvinato, il, il riscaldo... ...sono i vari difetti che l'olio può avere legati soprattutto alla, alla macinazione, delle, alla, alla gramolatura e alla, e alla frangitura delle olive. Accanto all'analisi organolettica ogni olio di oliva per essere riconosciuto extravergine... ...viene sottoposto all'analisi chimico-fisica in laboratorio. È in questa fase che si scoprono per ogni campione i livelli di acidità, i composti fenolici e tutte le altre sostanze presenti in questo prezioso alimento. Il nostro laboratorio chimico è da tempo specializzato nel, nell'analisi dell'olio extravergine di oliva e i problemi sono fondamentalmente due, cioè quello di verificare la genuinità dell'olio e quello di verificare la qualità dell'olio prodotto. In particolare è interessante per noi verificare la qualità dell'olio e quindi oltre alle analisi legali previste dai regolamenti europei come l'acidità e perossidi e l'UV siamo particolarmente specializzati nell'analisi dei biofenoli e della, anche della vitamina E e di tutte le sostanze eh, minori presenti nell'olio che hanno effetti eh, salutistici e anche eh, che possono dare un'impronta organolettica, cioè anche che possono rendere l'olio buono. La prima analisi è sempre quella dell'acidità, perché come sanno tutti l'olio deve essere a bassa acidità e i limiti legali sono per... Per avere un'idea eh, circa il massimo è lo 0,8 secondo i limiti europei. Eh, un olio toscano buono appena franto ha un'acidità eh, in, diciamo, inferiore sicuramente allo 0,5.